Sono pronti per andare a raggiungere questa persona sul tempo.
essendo l'autoscala è stato abbassato, ora l'autoscala può trasportare due persone. Adesso l'iter a salire, ovviamente due persone prima del vapore. Adesso questo il manovratore è l'edificio del Basso Rosso, che ovviamente va a manovrare la scala da sopra, o sempre comunque controllato dal manovratore che abbiamo alla base della scala. Perché ovviamente la scala ha detto che ci permette di salire, però ovviamente dobbiamo andare a spogliarci per uccidere sempre qualcuno che abbia la possibilità controllare l'operato anche dal basso. Come vi dicevo, la sicurezza per noi è fondamentale. Ora è stata già predisposta la linea vita sul tetto di questa casa, ma la linea vita abbiamo un altro raggio dove i vigili del fuoco sono pronti a eventualmente a scendere sul tetto, si ancorano a per la loro sicurezza, si ancorano a questa linea vita. In questo caso però abbiamo pensato che fossero in precedenza della mia vita, mentre se dovessimo trovare la mia vita sospetti, ovviamente andiamo a predisporci una norma di sicurezza come abbiamo fatto in precedenza per poi poter operare tranquillamente in sicurezza. Ovviamente se sono qui sul tetto, due vicini stanno all'esterno un trucco per la sicurezza, per far salire i colleghi con la barella per poter andare a caricare il ferito e poi portarlo su treno qua. Ovviamente in questo caso, oltre all'intervento dei vigili del fuoco, abbiamo come fondale collaborazione l'intervento di quello che è i sanitari. Ovviamente questa sera non abbiamo i sanitari, ma se vogliamo l'intervento dei sanitari del nostro studio di Carole Pasquale Persone, che dovrebbe arrivare, ovviamente i sanitari medici che abbiamo autorizzato, per arrivano qualche minuto dopo di noi. Ecco che arriva il nostro studente di trasporto persone, che lo segnaliamo come fosse andato. Ovviamente gli operatori sanitari non stanno a salire sul tetto, sono in sicurezza o componente di del fuoco, per cui è compito loro aspettare che noi vigili del fuoco portiamo in sicurezza il ferito sul muro di piazza dal tetto alla porta. Dal 2006, grazie all'unità
perché non deve essere tanto matrimonio e di riappostare le centri, abbiamo creato il visito di Crea, ha creato il progetto di compagnie, per cui tutti i ragazzi, come dicevo, dai 12 ai 18 anni, prendono l'esempio dei nostri scuoli, vanno a frequentare tutto quello che è il discorso della nuova, corsi, quando riguarda tutta la professionalità, la possibilità di entrare come allievi di Vigili del Fuoco, nel momento in cui a 18 anni finiscono l'operato all'interno degli allievi di Vigili del Fuoco, possono scegliere se continuare all'interno dei Vigili del Fuoco oppure possono entrare nel senso di lasciare il tutto, ma fortunatamente per quanto riguarda la visita del fuoco europeo, tanto deve essere oggi il 95% degli allievi hanno continuato e sono visita del fuoco effettivi, ma sottolineando il discorso della lontanità dei vigili del fuoco di tutto il territorio provinciale della provincia di Trento. Come viene allertato il corpo dei vigili del fuoco di Trento, come viene allertato? Ovviamente noi cittadini, che rischiamo la nostra parte, noi cittadini abbiamo, ormai oggi sappiamo tutti che abbiamo un cittadino e l'allertamento che serve di fuoco, il corpo dell'ordine, viene fatto tramite il numero 112 o 112. Ovviamente in base al tipo di allertamento, la centrale di fronte che è il 4% valuta che corpo andare ad allattare, ovviamente quello che riguarda il corpo di che sia sanitario o origine del fuoco o comunque forza dell'ordine per la propria e in base alla chiamata nel vanno ad allattare. Veniamo allertati tramite questa persona, quindi questa persona è un serio telefono che abbiamo a tutti i cittadini del Vigili del Fuoco, quindi la funziona, lasciamo il nostro posto di lavoro, lasciamo le nostre famiglie, e torniamo a dare l'assistenza. Sull'altra scala è stata montata un dorsale che sposta per il montaggio di una barella, per cui l'operatore insieme con la terra ha montato sull'altra scala una barella, ma nel frattempo i miei colleghi sul tetto hanno identificato su un'altra barella di ferito e adesso tramite l'autoscala viene portato il ferito e viene riportato la scala sul fatto. Quindi successivamente la possiamo fare gli operatori sanitari. Okay.
ovviamente fin da quando i miei governi vogliono la sicurezza tutta la sicurezza, non vanno a voce perché già abbiamo dei problemi per finalmente la traccia dei ragioni. Mentre Francesco Luigi che opera nel corpo volontario di Piteo, abbiamo Luigi che opera da una quarantina di giorni per arrivare poi fino al nostro ex comandante Luigi Vincenzo, che lui è stato premiato qualche giorno fa, un mese fa, dal fondatore di Piteo volontario, che è stato Vincenzo. La fiamma d'oro significa che Vincenzo ha operato per oltre 40 anni, ha girato 40 anni di lavori di capacità in termini di capacità. Oltre a Vincenzo Roni, che ha raggiunto questa antica meta, abbiamo anche l'ex assieme, il primo amico che anche lui ha raggiunto 40 anni. Mi ricordo che Luigi di Foto abbiamo una forza di carattere che certo e da tanti anni hanno aumentato la forza di 65 anni perché fra un anno fa si usciva da Luigi di Foto operativi a 60 anni, questo per legge. Il periodo del fuoco comunque non si esce mai, perché comunque una volta uscito dalla vista del fuoco operativo a tutti gli effetti, si rimane all'interno del fuoco con una vista del fuoco onorario, e comunque il capo di vista del fuoco di Piteo ha comunque almeno un 25 vista del fuoco onorari che hanno prestato servizio nel corpo. Come vedete il ferito sta tornando per terra, i vigili del fuoco, come dice il passo rosso in questo caso, consegnano il ferito ai nostri, in questo caso ai colleghi, anche se sono colleghi sanitari, che permetteranno lo sostegno del ferito per trasportarlo. Ovviamente adesso viene un'ambulanza e viene trasportato evidentemente con il salto. Vi ricordo che quello che era l'operatività della Polizia Giovanile di Trento, fortunatamente abbiamo tre soccorsi sempre pronti a Trento a venire nel Valle del Trentino, e questo è che non riescono in breve tempo a collegare con l'ospedale di Trento. Comunque non avete detto che il soccorso possa andare in tanti fuori questo ospedale, perché per certe cose nel soccorso può partire da qua, non è finito da Roma, in base alla situazione. Abbiamo recuperato il ferito dal tempo, però non dimentichiamo che soprattutto abbiamo ancora il nostro collega che ha operato per dare risultati di riuscire, perché ovviamente la persona andrà a recuperare i nostri colleghi che sono soprattutto. Sarà non solo un gestino che porta tre persone
da terra a tutto, ma la tua sala ovviamente può essere sempre una sala. In questo caso adesso per le persone scegliano come sono salite e ci sono trasporto persone, mentre le persone scegliano dalla sala del proprio. Ovviamente adesso il proprio è stato allertato, rispetto alla valle della sala, andiamo a entrare in una sala aggiuntiva per permettere al visitatore che uscire dalla sala di uscire l'ultimo tratto della sala. Stanno passando e stanno venendo qui con la sostanza attraverso
Nel mentre i disegnatori di media che sono attivi dal futuro europeo procederanno con una bestia voce che è che era quello sano. Ma vai poco a capire qualche lì Davidino è il pupice, Stefano sarà col violino grande. Non vedete che tutto qua sono un po' di più? Deve essere il più alto, Stefano. Quella via. Zanto Marco Pompa, stanno posizionando la struttura, anche i miei figli. Davide è questo con la lettera. Davide è questo con la lettera. Con Marco Pompa, con la lettera, stanno provando un po' di più. Questo qua, davanti, vedete, è giù da qua. Se vedete che tutto il pubblico è la stessa campagna nei nostri paesi, è proprio questo, perché se c'è un punto di riferimento molto comodo dell'ambizione, è il segno di quindi, quanto è più comodo dell'ambizione, è il problema, ma lo è una cosa di riferimento. Occhio la Davide, falline a scappare che fare subito che sia quel che fa sulla gomma dell'acqua che funziona con l'acqua un po' bello lì.
centrologie che sono per la nostra piuttosto che in modo di rispetto più della luna, perché praticamente posso fare di salutare questo sia meglio che la provincia non parla di chiedere. Io avrei il telefono di uno all'altro. Questo mi dai dalla prima. Sì. Questo che l'ha fatto giù. Hai nel dente in mani chi? E di che l'avevo ricordata la vecchia cantina? Mi è freddo. Lavora come vedo sano. Per quanto riguarda un allertamento per l'incidente stradale, non quello che è tanta gente. Vabbè, però se la pinti da lì era passato, non era così tutta mattina. Ovviamente la centrale unica di tempo all'altro campo di tempo, il centro stradale che come sapete insieme alla sua strada possa spiegare alla fine non è io i media lì, è
ovviamente gli insegnatori e il trasferito che abbiamo noi sui nostri mezzi, grazie a tutti i treno che gli ha risposto di tutte le più di uno delle varie stazioni del regione. Sono come sacco di niente, come che abbiamo qua le fisiche correzioni, per quanto è una categoria, ma per avere una diversa di municipio, accessibile abbiamo alla leggera canonica, una parte anche del paese, a Pere Fonte abbiamo una diversa di fisiche correzioni, a Pere Fonte abbiamo il Cattolino, a Strombiano abbiamo della zona dove c'è una mini postazione con una raccolta di cassonetti, una mini postazione per il Stato, la prima cerettina della piazza del supermercato e la prima anche quasi. Come vedete i miei colleghi che stanno facendo la rianimazione sono impegnati con tanti passaggi e ovviamente a un certo punto vedete che vanno giusto a staccarsi dalla persona, questo perché è un attore a chi è a una scarica e fanno un po' di più per le persone che devono staccarsi dalla persona. Vanno ad attenarsi per quello che è un passaggio cardiaco, perché è molto difficile. Per quanto riguarda invece tutta l'area del la persona dopo la messa sulla prima ha preso le luci, ha valutato che la prima casa di quando è stato sotto la lettura ha tramite i vicini che vanno a valutarsi tramite l'area andiamo a portare la sua dipinta per poi andare a restare sul ferito e andare a portare la tecnica. Mi dicono i miei colleghi che l'artista si è ripreso e nel frattempo mi dice che arrivi a questo stadio e vedrai come è il nostro stadio. Secondo finito, il vestito, quindi stanno cercando di stare sotto la vettura, portando il sicurezza per poi consegnarlo ai sanitari. Come vedete i cuscini in particolare sono vestiti da Sante Radice che in base ai malati non è stati da iniziare il cuscino per poter entrare la vettura. I cuscini possono essere usati per fare le letture, possono essere usati per fissare dei sassi, ovviamente dei grossi sassi, possono essere usati per fare dei tronchi. Questi sono gli esempi in cui abbiamo operato con i cuscini. Ovviamente la macchina, avete visto come con i primi piedi, ovviamente la macchina deve essere messa in sicurezza. Non deve muoversi, dopo che viene alzata nel sostrato con un sostegno statico di via, perché ci sono anche a cuscino per piacere. In questo caso, in questa signora che l'avevo della durata, non è stata solo fuoco, anzi per noi la gondola ormai è un esercizio nel PD, ma successivamente andremo a farvi vedere un po' di dimostrazioni su quello che è la pratica di registrazione di fuoco. Andiamo a fare un'altra cosa. Ma dove? Io sono già.
La possibilità sia del Comune di Trento che del Comune di Trento. Oltre abbiamo anche, come dicevo, la possibilità di andare a fare i corsi in base alla evoluzione di quello che è gli eventi. Ovviamente ci vanno a fornire dei diti, quindi i sostituti di fine individuale, i previsti che abbiamo noi non sono abbiamo quindi visto che abbiamo usato in base a questo intervento, come vedete nella storia con la tutta diretta con il trattamento di Cesarone abbiamo usato le divise che sono state come messo negli anni 80 la divisa regione invece adesso sono tante parti ovviamente sono strutture di tutti i minori che si mette a decidere anche anche a soffrire il caldo purtroppo ovviamente c'era un pompiere con la macchina lì Thank you.
Questa
questo è stato parziale a Sima, è in caso di riuscire di qui, la persista è stata proprio una migliore. Vi ringraziamo tutti per la serata, noi per questo sera abbiamo finito, vi ringraziamo qui a Piazza Pezzi Santo, vi ringraziamo tutti i vicini presenti, vi ringraziamo a questo fratello soprattutto, vi ringraziamo qui per la possibilità di questa, per fare questo nuovo professionale, che è stato turistico, che è uno di tre che si è scelto a centro, che è molto più importante. Se i ragazzi vogliono avvicinarsi piano piano all'autovettura per portare la suma, voi dovete assistere. Quindi non avete paura, avvicinate di prima, potete giocare con la suma. La suma è 100% ecologica, quindi non ci sono problemi. Se avete domande, sono sempre a disposizione, se volete vedere i mezzi, sono qui. Vi ricordiamo anche che domenica 28 saremo in presenza di un'altra stimata degli altri valori della prima da me, perché vi sono trovati a guardare e quindi non posso solo per il saluto. Grazie a tutti e buona serata. Dale da lì, dove scappa? No, ti devo fare tutto il giro di là. Francesco! Dove vai? No, devi fare il giro! Bisogna uscire la scala dei tre! Noi andiamo a casa, eh! Ma devi guardare Stefano qualche fare! La lava è secondo te? Sì, lavate che lava lì, lascia subito! Ah, e fai giocare un po' i bocce! Era chi anche il giro? No? No, per una sparata, una bella foto. Era una divina coppa. Alpini? No, forse no, perché non stavo niente altro e andiamo a vincere. Ah, lo so, anche che andava a vai per le sport. Ma è andato a lui? Ma è fino alla strada, si torna giù. Al membro. La strada che noi tu che fare davvero l'intervento. Vai, poppi, non ci credi. Matteo, Matteo. Anche qui bagna. Basta, basta. Che porco. Basta. Nella sua del sport.
E questa con che la lava, Bianca? Larga un po', Toma.